Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in un nuovo video dedicato alle Energy Drink. Oggi si ritorna con un'altra Organix, forse una delle migliori che abbiamo provato, perché stiamo parlando della Lemon. Eccola qui, la Bitter Lemon. Mi è stata fornita, come al solito, dal mio amico Antonino, link alla sua pagina Instagram in descrizione. Perché ragazzi, ormai la mia collezione di Organix Red Bull è completa, ossia le lattine sia le bottigliette, e poi anche l'occasione per confrontarle sia nel design e sia nel sapore e nel gusto. Quindi ragazzi, mi raccomando, supporto e direi subito di iniziare. Ragazzi, ecco qui la nostra bottiglietta di Red Bull Organix Bitter Lemon. Ed eccola qua, come al solito, davvero strepitoso. Design classico delle Organix, fondo bicolore, verde scuro e verde. Bitter Lemon, fresh e natural. Ovviamente tutti gli ingredienti sono di origine naturale, questo lo sappiamo, non contiene taurina, caffeina o sostanze che stimolino corpo e mente. Prodotto biologico che può essere consumato ad ogni età. Ovviamente abbiamo il classico tappo, molto molto carino. Quindi che dire ragazzi, mettiamola anche a confronto con la versione in lattina, come ben sapete sono entrambe molto belle, averle tutte, io le ho recensite, vediamo di fare il confronto tra queste due perché sono veramente curioso. Ragazzi, ormai lo sapete, fazzolettino, apri bottiglia e tiriamo il tappo. Ovviamente dobbiamo fare attenzione, onde evitare di danneggiarlo, quindi facciamo ruotare per bene la lattina così da spingere ai labbri del tappo, no? In modo tale che poi quando andremo a togliere verrà via con facilità. Quindi ragazzi, ecco qui, questa volta è venuto via. Ecco qua il nostro bel tappino preservato al 100%. Direi di versarla. Sarà classica limonata, ormai siamo abituati alle Red Bull Organics. Direi subito di assaggiarla. Ragazzi, l'odore non mi ispira. Amara. Amara, ora capisco perché le Organics vennero tolte dal mercato e nessuno le comprava. Vi giuro che non ho mai visto una persona acquistare le Organics al supermercato nel periodo in cui erano disponibili, anche nella versione in lattina. Poi vabbè, ci sono quelli pazzi come me che fanno i video recensione e ne collezionano a gogo e le prendono anche se non sono buone, però davvero deluso, amarissime, cioè sono veramente amare. Arrivi a metà bicchiere che non riesci più a sorseggiarle, amare, appiccicose, un po' come la tonic water. È un pelo più buona perché c'è giusto quel tocco di limone, però fa schifo, ragazzi. Anche qui, se devo valutarla a livello di sapore, cioè facciamo 5, ma perché giusto un piccolo sapore ce l'ha. Quindi che dire ragazzi, è sempre un pezzo da avere nella collezione perché ho sia la bottiglietta che la lattina, quindi avercele entrambe ci sta, sono comunque lattine a marchio Red Bull e averle là esposte ovviamente fanno la sua figura. Però ragazzi, a livello di sapore purtroppo non ci siamo. Ricordo che non le avevo valutate molto bene o forse sono anche peggiorate rispetto all'ultima volta, lo devo dire. Hanno semplificato i sapori, le hanno rese amarissime e no, non ci siamo. Io concludo qui questo video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!